Ci troviamo presso la sede dell'Associazione La Nostra Famiglia Eugenio Medea di Bosisio Parini in occasione del 33° convegno nazionale della SITOI, l'Associazione Italiana Ostogenesi Imperfetta. E abbiamo il piacere di parlare con il dottor Fabio Massimo Olivieri, responsabile del Centro Osteoporosi del Policlinico di Milano. Allora, dottore, innanzitutto parliamo del problema dell'osteoporosi in questi pazienti. Ci inquadra un po' questa problematica? L'osteoporosi è una patologia che comporta una perdita di minerali dello scheletro e arriva quindi a causare la frattura, che è l'evento più drammatico per questa particolare patologia del metabolismo osseo. E nell'osteogenesi imperfetta, purtroppo, data proprio la caratteristica natura della patologia, vi è una notevole compromissione ossea con un alto rischio di frattura, cosa che purtroppo i pazienti sperimentano, specialmente nell'età giovanile. Però l'osteoporosi è una patologia che si può anche diagnosticare facilmente e prevenire. Ecco, come si fa la diagnosi di osteoporosi in questi pazienti? E siccome l'osso, come qualunque altra struttura, ha una risposta al carico e il punto di frattura è proporzionale al quadrato della densità, basta misurare la densità per avere il fattore predittivo più importante del cedimento della struttura. E quindi i pazienti che sono prevalentemente asintomatici fino al momento della frattura ossea, è bene che si sottopongano, quando sono a rischio, come nel caso dell'osteogenesi imperfetta, si sottopongano a un'indagine strumentale molto semplice, facile, non invasiva, non pericolosa, che si chiama densitometria ossea a raggio X e che consente di misurare il contenuto dei minerali dello scheletro, in primis il calcio, che è il più importante mattone costitutivo della nostra impalcatura scheletrica. E così abbiamo un punto di partenza che ci consente di sapere se il paziente ha una ridotta massa ossea oppure una massa ossea normale. Ecco, ma è possibile prevenire questa condizione? Sì, certo. Innanzitutto, dopo aver misurato la densità dello scheletro, bisogna attuare qualche indagine biochimica che è volta a studiare come funziona il cantiere dello scheletro, perché tutti i giorni noi manuteniamo la nostra struttura riassorbendo calcio e ridepositandolo nel tessuto scheletrico. E quindi il completamento dell'indagine strumentale di misura, che è la densitometria a raggio X, cosiddetta anche MOC, è quello di eseguire poi un prelievo di sangue e una raccolta di urine per studiare come funziona il cantiere dello scheletro. Fatta questa fotografia dello stato dell'osso, si possono attuare delle misure preventive e qui la parte del leone la deve fare il paziente, perché le principali misure di prevenzione sono mantenere un buon trofismo osseo, quindi a far arrivare al cantiere dello scheletro un adeguato apporto di mattoni, vale a dire di calcio, consentire che questi mattoni, cioè il calcio, vengano assorbiti dall'intestino e fissati sull'osso, e quindi bisogna avere adeguati livelli di vitamina D. E perciò bisogna esporsi all'aria, alla luce solare, perché è con la luce solare che si sintetizza questo importante ormone dell'atrofismo osseo. E poi bisogna cercare, per quanto possibile per la patologia di base, di fare una vita sana, attiva, fisicamente attiva, perché questo stimola la cellula che costruisce l'osso, e serve quindi a mantenere un buon trofismo del tessuto osseo. Poi si possono attuare delle misure preventive, qui interviene il medico, la parte la fa il medico, di somministrazione di sali di calcio, di vitamina D, qualora se siano mancanti, ed eventualmente di terapie farmacologiche specifiche che sono sia per prevenzione sia per trattamento dell'osteoporosi in corso di osteogenesi imperfetta. Ecco, quali sono queste terapie che si possono fare in questi pazienti a cui è stata diagnosticata l'osteoporosi? E la terapia principale è ovviamente farmacologica. C'è un farmaco che si chiama un bisfosfonato, che viene somministrato generalmente per infusione endovenosa in questi pazienti, che consente di fermare l'evoluzione della patologia e di ridurre il rischio di fratture. E quanto più precocemente si interviene, qualora vi siano ovviamente le condizioni necessarie per farlo, quanto meglio si fa sull'osso, cioè quanto migliori sono i risultati che si ottengono. E questa è la strategia terapeutica principale, che però va lasciata ad uso, a decisione del medico. Il paziente deve essere però consapevole che deve cercare di farsi visitare il più presto possibile e farsi inquadrare questa patologia il prima possibile per poter avere le maggiori chance di evitare la complicanza dell'osteoporosi, che è la frattura. Ecco, dottore, poi ci sono delle condizioni particolari, come ad esempio quello della gravidanza. Cosa bisogna fare in una donna con osteogenesi imperfetta che decide di portare avanti una gravidanza? Ci sono delle misure da adottare?
Sì, la gravidanza rappresenta un evento certamente lieto per tutti, specialmente per questi pazienti, però per l'osso, per lo scheletro è uno stress, perché bisogna non solo mantenere il proprio scheletro che tutti i giorni rimaneggiamo, ma bisogna ovviamente anche fornire gli elementi per poter costruire lo scheletro in arrivo del nuovo arrivando. E quindi bisogna fornire una supplementazione di calcio adeguata, perché il calcio è il mattone principale con la quale viene costruito il tessuto osseo. E poi bisogna avere anche adeguati livelli di vitamina D, perché senza la vitamina D non si può fissare, diciamo propriamente in questo modo, fissare il calcio sull'osso. E quindi bisogna che le donne gravide pongano particolare attenzione a queste necessità del tessuto osseo per poter aiutare se stesso, quindi il tessuto osseo della donna, più quello del nascituro, al fine di avere un adeguato tessuto scheletrico per l'una e per l'altro.